Allora, io sono musicista di base, suono violino da quando ho 6 anni e non ero mai interessato, non ero mai in mondo di musica elettronica, essendo in Iran, che comunque in quei tempi non era proprio diffuso così questa musica. Quindi la passione per musica di elettronica è iniziato quando sono andato in India e ho iniziato a suonare, però principalmente facevo musica persiana per comunità persiane Certo. che c'era là. E poi dopo un paio di anni mi sono spostato a Goa in India, che là comunque musica elettronica, vabbè, iniziando con sai trance, però Ok. quando sono stato io in 2014-15 era appena iniziato il wave di tecno, però era molto tecno-melodico, di Ok, spiaggia certo. ovviamente. E ho iniziato a suonare musica elettronica là, mischiando anche con violino, Bellissimo. quindi sì, da là Quindi diciamo anche inizia. Sì, live set proprio. è Ok. più un hybrid set che eravamo in due, una persona mio amico Rehan, che lui è indiano di origine, Ok. lui suonava E ti con i accompagnavi con violino. CDJ, io con violino, tutto Bellissimo. improvvisato, sì. Veramente bello. E poi come si è sviluppata la questione, ecco. Vabbè, da là ho iniziato a seguire ovviamente tutti gli artisti, un po' approfondire in musica Ok. elettronica, techno, e mi sono avvicinato molto a tecno-industriale. Vabbè, in realtà non aveva neanche niente di fare con il mio percorso Però musicale, dice ti piaceva. però cioè, diciamo che tecno che adesso seguo mi sembrava un po' troppo loopy in quel Ok. tempo, quindi tecno-industriale era una via in Una via di mezzo. mezzo, Sì, quindi quando sono venuto in Italia dopo India, comunque qua scena che c'è a Torino, ci sono sempre artisti validi ok. che ci Certo. sono, che suonano. Quindi da là ho iniziato a seguire tutte le serate, Ok, le tue diciamo. prime esperienze, quando sono state e come sono state, La prima festa che sono stato in Italia, in Torino, era una festa a un club a Torino che si chiama The Ranch. ok. Era una festa psytrance. Era molto figo perché io venendo da Goa sono stato in un club che era come Goa, perché fuori città, un'aria Quindi aperta, lì molto musica. simile, ecco. Sì. Invece dove pensi di aver trovato delle differenze, ecco, tra qui e l'India? In cosa, magari sotto quali aspetti? Ovviamente, prima di tutto i locali, che alcuni locali sono proprio molto adatti a questa musica techno, che quello in India non trovi, perché in Ok. India tutti i club sono club che tutta la settimana sono Ok. aperti, c'è musica commerciale, c'è musica hip hop, tutto. Quindi è una cosa molto generale. Qua ci sono ovviamente club proprio Indirizzato in indirizzati. quello, Sì, certo. sì. Dove E invece le prime esperienze dove tu hai suonato? io sono nato, prima volta era la prima festa di Stasis Torino, Ok. che è un collettivo molto, molto, ragazzi molto bravi. Era la loro prima festa in un magazzino di un bar Ok. che avevano affittato, e abbiamo suonato con mio amico indiano, perché lui era in Italia in quel momento, il Ok, set con violino. bellissimo. Come trovi le tracce che utilizzi poi nei tuoi set? Ecco, come studi la musica e come ricerchi materiale nuovo, ecco. Secondo me andare in club, sentire altri DJ, altri artisti, è come un homework per un DJ. Ok. Quindi sono là a ballare, sì, però sto analizzando Quindi sei tutto, una persona vedo che vive come molto il funziona. club, ecco, Esatto, diciamo. io mi cioè 50% di lavoro di DJ è psicologia, di capire cosa deve fare davanti a un pubblico. Certo. Quindi quello per me è molto importante. Ovviamente sì, preparo dei set prima di suonare, Certo. però è tutto in momento, perché sì, se in un club
suoni ogni settimana, lo sai già il pubblico, certo. Puoi prepararti, però se vai in un posto che non hai mai suonato... Ti devi adattare, no. Certo. C'è una, diciamo, un progetto, comunque un'idea di crescita che hai in mente sotto qualche aspetto, no? Ad esempio magari sviluppare, certo, più il lato appunto DJ oppure integrare sempre il lato musicale? Al momento, diciamo, sono un po' allontanato dalla musica per sé, diciamo, okay, perché sono molto concentrato sul progetto che ho iniziato 2-3 anni fa che si chiama SIA, che, okay, è... organizziamo eventi, siamo un'etichetta discografica e sono molto più focus su quello. Ok, produci anche? Sì, produco anche tracce uscite o poche. Ok. Perché produco più per me e più che altro sono metà di Distorted Planet con Elias, che è mio socio. Quindi, okay, con Distorted Planet sì, abbiamo molto più uscite perché con lui... Certo. Facciamo più musica di qualità, okay, per fare uscire. Quindi diciamo anche l'aspetto da produttore sta molto, diciamo, subentrando, ecco, nella, certo, tua vita. Certo. Okay. Cioè, e... il lavoro di gestire un'etichetta e eventi mi stava molto attirando di è più. È normale, è normale. Sì, sì. E qual è lo strumento che preferisci utilizzare quando vai a produrre? A produrre strumento... Macchinario magari anche, oppure plugin, insomma, quello in base a cosa, no, usi. No, strumento preferito, devo dire, Electron Analog Grid, di drum machine in generale, diciamo, okay, di strumenti. Il resto di suoni mi piace fare digitale, diciamo. Comunque. Ok, e quindi, diciamo, se dovessi chiedere in una, nelle tue tracce, no, qual è l'aspetto su cui, diciamo, stai più tempo a lavorare e su cui, diciamo, pensi che ti caratterizzi? Io, essendo alla fine violinista, quindi sono un po', alla fine sempre vado verso un po' melodia, diciamo. Ok, certo. Per non farlo diventare noioso devo un po' ridurre, quindi, okay, diciamo che è sempre una battaglia tra... Ok, quello che ti piacerebbe, esatto, e quello che sai che va o meno. Esatto, quindi, okay, è una cosa tra quello che mi piace o okay, è quello che deve essere giusto in, okay, una traccia. Beh, diciamo il compromesso forse in queste, sì, cose, sì, è sempre la strada migliore. Ovviamente è diverso se fai una traccia per te, certo, fai anche strutture. C'è un'altra passione che avresti voluto coltivare oltre la musica? Oltre la musica, no, musica è la mia passione. Ti ho detto, da quando ho 6 anni sono violino, quindi in realtà sono triste che non sono riuscito a seguirla abbastanza. Ok, a posto, dai, ti ringrazio. Grazie. Spero che ti sia trovato bene qui con noi e quando volete passare siete benvenuti. Grazie, grazie mille.